CNU Catania 2017, giorno 9, siamo sul campo d'atletica con i due capitani della delegazione dell'Atletica Leggera Milanese, Roberto Severi e Giulia Milani. Roberto, ieri subito un oro nei 400 metri piani, la gara com'è stata? Semplice, non troppo semplice, condizioni meteo molto difficili? Particolare quanto caldo ci fosse, il vento contrario nel primo rettilineo. Nei 400 metri il fatto che ci sia vento contro all'inizio non ti aiuta, perché anche se l'idea è che può aiutarti alla fine, in realtà tu devi mantenere le energie. Quindi io ho cercato di fare una gara tattica, sapendo di essere più forte dei miei avversari presenti. Sono arrivato molto facile ai 300 e mi sono imposto nei 100 metri finali. Ci tenevo, è andata bene così. Complimenti, Giulia, anche per te una medaglia. Bronzo nel tiro del giavellotto, quasi inaspettato. Sì, una gara difficile perché a parte l'eccellenza, la ragazza che ha vinto, eravamo in 6 in 3 metri, quindi una gara psicologica di testa per me è stata abbastanza difficile. Dopo un momento di down, diciamo, dei primi 3 lanci sono riuscita a tirare fuori i cosiddetti e a prendermi il bronzo. Roberto, so che è il tuo ultimo anno come capitano qua ai campionati nazionali. Cosa hanno questi campionati nazionali che non trovi in altre manifestazioni nazionali o internazionali a cui partecipi? Forse lo spirito sportivo, accademico? Per me è tantissimo un discorso di identità. Io non sono mai stato un atleta militare, sono da sempre, ormai da 8 anni, un atleta che fa la doppia carriera, studente e appunto atleta. In questo luogo bastava vedere ieri quanti ragazzi stavano studiando e preparando esami in albergo. Ecco, in questo luogo, in questa manifestazione, io mi sento tra i miei simili. Rappresentare, essere il capitano della squadra più forte è stato ed è un onore, una cosa che sono veramente contento di aver rappresentato per diversi anni. Giulia, un'ultima domanda anche per te: sei la capitana femminile, che cos'hanno queste donne del CUS Milano che invece gli uomini non hanno? Le medaglie stanno arrivando molto più dalle donne, per esempio nella 4% ieri femminile. Questa è una domanda molto scomoda. Mi dispiace. Diciamo che risponderò in modo così tattico. Politically correct. No, beh, sicuramente la determinazione è una qualità che non manca sia nelle donne sia nei ragazzi del CUS Milano. Forse quando c'è da tirare un po' più fuori le palle, da sacrificarci, le donne, insomma, siamo un po' più pronte a metterci in gioco, ecco. Frecciatina anche agli uomini. Roberto, vi ringraziamo. Roberto, Giulia, grazie mille e in bocca al lupo. A te, grazie, a voi. Ciao.